Buongiorno a tutti. Perdonatemi questa tenuta molto casalinga, ma io non ci posso fare niente, fa troppo caldo. E perdonate anche la luce, perché adesso spunterà il sole e io quindi dovrò cambiare l'ISO ogni 5 minuti. Quando andrà online questo video io sarò al mare. Ho deciso di realizzare per voi questo video. Contate che penso sia passato tipo un mese da quando mi sono arrivate le cose. Questo è il terzo video che registro, perché ogni 2x3 non mi piaceva come lo registravo. Questo è un po' il video dei costumi del 2019. Non so se avete notato, comunque sia, la moda ogni giorno cambia. Cioè ogni giorno, ogni anno cambia. Propongono sempre diversi modelli comunque ogni anno. E se ci avete fatto caso, negli ultimi anni stanno andando tantissimo i costumi interi. Io ho sempre avuto proprio un amore spassionato per i costumi interi, però sapevo che anni fa comunque sia non andavano più di tanto di moda. Quindi ogni volta quando io magari mettevo un costume intero al mare, ma io questo vi dico anche quando io ero ragazzina, ma perché metti il costume intero e non metti due pezzi? Ma perché? Ormai penso che siano almeno 2 anni che tutte le varie aziende hanno veramente riproposto tanti costumi interi. Ho pensato, insomma, dato che mi è stata proposta questa collaborazione da questo sito che si chiama Capshi, di appunto prendere tot costumi, insomma, interi, provarli e vedere se effettivamente mi andavano o non mi andavano, come era la qualità, eccetera eccetera eccetera. Ci ho pensato veramente tantissimo fino all'ultimo per realizzare questo video, perché non sapevo se realizzarlo fondamentalmente. Un costume che è l'unico a due pezzi di cui mi sono pentita di aver scelto, mi piace Sni, e un altro purtroppo è bellissimo, anche il colore è stupendo, arancione, ma non mi sta, arancione barra color cammello, diciamo così, non mi, cioè è troppo largo e io purtroppo madre natura mi ha dato il seno che mi ha dato. Innanzitutto Capshi è un sito di cui voi trovate anche l'applicazione. Ormai 2 mesi fa appunto mi avevano chiesto questa collaborazione, io ho guardato il sito, i costumi veramente, se le voi le andate a vedere dal sito, sono bellissimi. Cioè ci sono dei modelli che secondo me magari fuori è un po' difficile da trovare. Il primo modello, che è quello che mi sta alla perfezione, è di questo color verde oliva con il pizzo davanti. Ritroverò le clip e ve le farò vedere sicuramente. Mi piace tantissimo, ve lo giuro, cioè è veramente stupendo e penso che mi calza alla perfezione. Ho scelto il modello più piccolo e fortunatamente mi va. Siete comunque sia più o meno come la mia corporatura, quindi comunque siete mignoni. Io sono alta 1,58 m, peso circa sui 47-48 kg. Io barcollo sempre tra i 46-47-48. Penso adesso di essere tra un 47-48. È perfetto, cioè soprattutto per chi è piccolino, perché io avevo sempre paura appunto di prendere in generale online proprio per questi problemi qui di statura, diciamo, di caratteristiche antropometriche. È stupendo, cioè vabbè, lo vedete voi da soli e io lo adoro, veramente lo adoro, lo adoro, lo adoro. L'altro costume che mi sta e che è stato uno dei primi che ho visto e ho detto no, questo lo voglio provare, mi piace anche addosso, anche se davanti sembra che vi mascheri un po', come se voi foste incinte, ma alla fine non lo siete. Quindi ha queste specie di grinze davanti, ma è proprio fatto così il modello del costume, che può piacere o non piacere. Diciamo che in foto non si nota questa cosa, giustamente. Una volta indossato dipende se su di voi vi piace o meno. Ai tempi quando l'avevo provato mi stava comunque sia, io quindi adesso vi dico un mese fa, mi stava comunque sia bene. Questo me lo porterò comunque al mare. Mi piace anche proprio il modello, perché è particolare, non è il classico costume intero nero. È proprio bello, 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 bello. Anche il colore, la combo è perfetta, mi piace tantissimo. Un costume di cui mi sono un po' pentita di aver preso è questo qui a due pezzi. Allora, il costume a due pezzi, la parte sopra mi piace tantissimo, anche se penso che sia abbastanza pesante proprio come modello. Però vabbè, pace, nel senso che potrei risfruttare la parte sopra e rimetterla con una parte sotto qualsiasi, perché comunque è un colore eccentrico sopra. Però comunque sia, lo posso riarrangiare. La parte sotto mi piace proprio sni, nel senso che non sono abituata più a mettere questi mutandoni. Cioè è vero che non mi piace nemmeno mettere tipo il filo in spiaggia, però nemmeno così tanto proprio mutandone, non so come dirvi. Quindi mi piace di più il pezzo sopra, ecco. Devo dire che era bello da vedere in foto, forse perché stava bene alla modella, però una volta visto su di me, che era praticamente uno dei miei preferiti una volta visto nella foto, è stato quello che mi ha deluso di più e mi dispiace tantissimo, perché credetemi, è un modello di costume che adoro. Purtroppo, ripeto, io non avendo seno non ci posso fare niente. Allora è stupendo, cioè se
siete più o meno come me, ma avete più seno di me, cioè proprio di corporatura, ma avete più seno, sicuramente vi starà. Più che altro è proprio tutta la parte superiore che mi è larga e... anche se lo stringessi dietro facendoci due nodi, ci ho provato e niente, quindi alla fine vabbè l'ho dato a mia mamma, insomma. Sicuramente la qualità è ottima, cosa che non mi aspettavo per niente. Io a dire la verità mi è capitato di collaborare con altri siti in precedenza di costumi, mi sono sempre trovata abbastanza sni, o mi piaceva la parte sopra, mi piaceva la parte sotto, eccetera. Invece devo dire che alla fine sono praticamente due costumi e mezzo su 4 che alla fine mi vanno e mi piacciono. I modelli che avevo scelto mi piacevano tutti, ce ne sono tantissimi. I prezzi comunque siano, secondo me, sono anche abbastanza agevolati. E niente, loro sono stati molto carini. Una cosa che io ho apprezzato tantissimo anche di questo sito, e ve lo dico da parte di chi crea i video per loro gratuitamente, questa pubblicità gratis, non mi hanno prestato, cioè questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo da parte loro, mentre tantissime altre aziende stanno sempre lì a mandarti le mail, finché tu non realizzi. Non so se loro mi abbiano seguita, non lo so minimamente, però ho apprezzato tantissimo il fatto che a giugno fondamentalmente loro non mi hanno scritto per niente, a distanza di un mese, chiedendomi gentilmente se avrei realizzato appunto il video per loro. Comunque sia, appunto, io ero indecisa se realizzarlo o meno proprio per questo problema che avevo riscontrato con un loro costume, però devo dire che il resto mi sono trovata bene, soprattutto per i costumi interi, perché sono bellissimi. Purtroppo dovete stare attente, nel senso che non è come quando andate in negozio, voi vi provate il costume, magari su di voi non vi piace, ma al momento vi piace visivamente, è sempre lì, è sempre molto azzardato. Io ho cercato di riprendermi nella maniera più reale possibile, insomma, per farvi rendere conto di come sta addosso a me, insomma, il costume, anche se mi rendo conto che è abbastanza difficile veramente far rendere questa cosa qui, insomma, perché come magari sta a me, magari un'altra persona gli sta meglio piuttosto che no, non gli sta bene. Quindi io generalmente consiglio sempre di prenderli in negozio. Sconsiglio vivamente di fare come me, di aver preso il costume arancione, perché qua taglia tutto sul seno e se è largo, cioè vi scappa, non c'è niente, anche se non c'è niente da far scappare vi scappa, capito? Quindi dovete andare a scegliere magari un modello base che comunque sia, non sia così tanto articolato da dire oh mio Dio, poi una volta addosso non me lo vedo. Io penso comunque di aver scelto dei capi abbastanza basici. E niente, io ringrazio tantissimo Capshi per questa collaborazione, perché loro appunto sono stati stracarini nei miei confronti. Se avete piacere andate a vedere appunto il loro sito, io vi lascio tutto nel box informazioni, vi lascio anche l'applicazione per poter scaricare la loro app e vi lascio anche la loro pagina Instagram se dovete andare a spulciare qualche costume. Niente, quando voi vedrete questo video sicuramente sarò al mare, e quindi appunto vi rimando all'interno della mia pagina Instagram, dove sicuramente, a parte che magari mi farò fare dal fidanzato qualche foto, così almeno magari riuscirete a vedere per intero i vari capi, i vari costumi. E se avete piacere ovviamente seguiteci anche per le nostre varie avventure. Questo qui sarà il nostro primo viaggio effettivo in moto, in cui andremo in Liguria. Già spoiler, ma tanto poi quando vedrete questo video vedrete sicuramente già le storie. Per 4 giorni partiamo giovedì e ritorniamo domenica, ci facciamo proprio 4 giorni di mare, di relax, perché io ne necessito, cioè, ma proprio che devo affrontare agosto a studiare come una dannata. Marco deve staccare dal lavoro perché non andrà mai in burnout, perché lo conosco troppo bene, però ha bisogno proprio di staccare perché sennò sclera anche lui. E niente, devo convincere Marco a fare un video insieme. Che ne dite? Ragazzi, io spero che appunto questo video sia stato apprezzato, spero che venga fuori la mia trasparenza, insomma, nel presentare, nonostante questo prodotto mi sia stato inviato gratuitamente, e ripeto, nessuno mi paga per fare questo, anche perché se mi pagassero sicuramente voi sul titolo vedreste ADV e lo direi comunque all'interno del video. Io spero che comunque sia una recensione da parte di un sito online vi faccia piacere, perché anch'io sono sempre molto restia se prendere online o meno. Vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Oh,